Ed eccolo qui il nostro Paolo. Vieni Paolo, raggiungiamo il palco. Questo lungo percorso attraverso tante difficoltà che naturalmente noi non siamo riusciti a raccontare, soprattutto accomodati, soprattutto non siamo riusciti a raccontare la quotidianità di un recupero che sappiamo è molto molto complesso. Paolo, tu sei molto diverso dal Paolo di ieri. Qual è la cosa di cui sei veramente più orgoglioso di questo tuo percorso di grande difficoltà? La cosa, sono cambiato, perché io prima ero più importante per me era apparire, invece oggi importante per me è essere. Bravo. Essere una persona. Oggi sei. Io sono. Non devi più rappresentarti. Io vorrei salutare intanto che ha accompagnato qui Paolo, il professor Fulvio De Nigris, che è direttore del Centro Studi Ricerca sul Coma, degli Amici di Luca, un'associazione, Fulvio, che veramente ha fatto moltissimo in questo campo per sostenere persone che appunto hanno vissuto stati di coma e i loro familiari. Parliamo proprio di questa forza della vita. Come si trova la forza della vita, Fulvio? Paolo ce lo insegna, si trova dentro di sé, nella famiglia, che però bisogna aiutarla. Queste famiglie sono in solitudine, noi diamo un senso alle solitudini attraverso centri di eccellenza come la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, un centro pubblico dell'azienda USL di Bologna, ma anche attraverso le relazioni del dopo, dove obiettivamente noi dobbiamo fare tutto un percorso per cercare di aiutare Paolo. Perché noi ricordiamo, sì, no? Cioè il momento del risveglio è un momento di grandissima gioia, ma in realtà è da lì che partono tutte le difficoltà. Sì, ed è un momento molto lento, magari ci si alzasse dalla sedia così bene come avete fatto vedere voi in maniera così evocativa. Paolo ha fatto un percorso lungo ed è tornato in questa attività che noi adesso alla Fiera Expo Sanità settimana prossima presenteremo in tutte le sue componenti con altre associazioni. Però voglio anche dire di non aver paura di queste persone, perché Paolo ce l'ha fatta molto bene. Ce ne sono altri invece con estrema difficoltà o anche in stato vegetativo. Noi ammiriamo Pistorius perché torna come noi, ma noi dobbiamo ammirare anche le persone che non sono come noi, perché oggi il vero problema dei malati sono purtroppo i sani, e i sani non coinvolti vanno, ahimè, coinvolti. E beh, insomma, anche attraverso questo programma cerchiamo di fare questo. Io vorrei, sì, direi. Tutta una ricostruzione evidentemente delle relazioni sociali, lo abbiamo detto all'inizio. Il grave incidente colpisce la persona e colpisce tutta la sua sfera di relazioni, c'è bisogno poi di poterle ricostruire. Sono importanti esempi e storie come queste. Don Pieracci, volevo far concludere a lei, no? Perché abbiamo visto che tante persone che superano momenti così difficili poi scelgono di dedicarsi agli altri, un po' come ha fatto Paolo, no? Che adesso si occupa del teatro e di aiutare anche le altre persone che sono in difficoltà. Paolo ha già dato lui la risposta conclusiva, non vuole più apparire, vuole essere se stesso, cioè vuole essere un uomo generoso perché ha la generosità nel cuore, tutti ce l'hanno la generosità nel cuore, vuole essere un uomo che ama e che dona senza chiedere niente in cambio. Si può fare una domanda? Paolo, qual è il tuo sogno futuro? Il tuo sogno futuro, che cosa vorresti fare per il futuro? Come ti vedi proiettato? Io, il mio obiettivo adesso è proprio continuare con la strada che ho preso, continuare a dare agli altri, perché per me è importante, per me aiutare gli altri tutto me stesso, per me è diventato il mio parola d'ordine, quello è diventato. Non abbiamo più il tempo, purtroppo, mi dispiace, non abbiamo più il tempo. Saluto tutti gli ospiti, Leonardo Bianco, Fulvio De Nigris, Don Mario Pieracci, Del Viventi, per Luigi Diago. Ci vediamo domenica prossima, puntata regolare. Grazie Paolo. Grazie, grazie.